Buongiorno, buon giovedì. I wanna let me go, nah, nah, now. Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know, nah, nah, now. Allora, io sto andando ovviamente a lavorare e... Aiuto, scusate, ma devo fare manovra. Allora, stamattina sono riuscita a gestire i capelli abbastanza bene. Ieri volevo lavarli perché non essendo abituata ultimamente al taglio così corto, perché lo faccio tutti gli anni a settembre e poi per un anno non li taglio più, li taglio una volta l'anno i capelli, non sono abituata, quindi me li tocco tanto proprio perché non sono abituata e quindi si sporcano un pochino di più. Però ieri è venuta Ale da me, le ho detto che avrei lavato i capelli la sera, lei mi ha detto ma no, non è il caso, comunque c'è ancora la piega, sono ancora belli, non starò a lavarli. E allora mi sono fatta convincere e non li ho lavati. Però magari stasera lo faccio, perché non me li sento, cioè sono puliti, ma sento che devo lavarli e rifare la piega. Sono semplicissimi da tenere così i capelli, perché sono comunque corti. Poi io ho la fortuna di averli molto lisci, quindi non ho neanche bisogno di fare grandi cose, di fare grandi pieghe, però ovviamente mi devo mettere lì e avendo la riga in mezzo devo prendere, dividerli, fare un po' di cose e ci metto sempre un po' di tempo, anche perché io, come sapete, sono abituata a legarli perché mi vedo di più con i capelli legati, quindi quando li ho sciolti ci perdo sempre un po' di tempo, anche se non è necessario. Insomma, io li ho già portati corti tantissimi anni fa, tra l'altro era un taglio che vi piaceva tantissimo ai tempi, infatti molti di voi mi dicono Fede perché non lo rifai. Infatti una ragazza sotto il video che vi ho postato, l'ultimo video, mi ha scritto: Fede, fai il bob con la frangia. Allora, è un taglio che a me piace tanto, infatti quando l'avevo fatto, tra l'altro, era uno dei tagli più in voga in quel periodo. Anche molte follower mi ricordo che ai tempi se l'erano fatti, proprio perché era comunque un bel taglio. Soltanto che adesso io, vabbè, a parte che non sarei pronta, io l'avevo dovuto fare perché, non so se vi ricordate, mi avevano bruciato i capelli completamente e quindi non avevo alternativa. Il parrucchiere mi aveva proprio detto: Federica, io potrei farti maschere su maschere, farti spendere un sacco di soldi, ma non otterresti niente, li devi comunque tagliare, se non li tagli adesso li devi tagliare più avanti perché non riusciamo proprio più a recuperarli, e quindi me l'aveva dovuti tagliare per quel motivo. Adesso non potrei più rifarlo, non che non vorrei farlo, non potrei più farlo perché avendo in questo periodo, negli ultimi 2 anni, molta più psoriasi rispetto a prima, perché ovviamente la psoriasi è una cosa del sistema, perché la psoriasi comunque viene anche nei periodi di stress, e siccome io negli ultimi 2 anni ho accusato molto, molto stress per diverse vicende che comunque non mi creavano delle situazioni, ho passato comunque delle situazioni non tanto semplici, mi è aumentata, e quindi se io adesso dovessi rifare un taglio come prima starei male, perché si vedrebbe la psoriasi nella parte dove il capello andrebbe quasi rasato. Quindi questo è il motivo del perché non lo rifarei, anche se mi piace e anche se non vi nego che ogni tanto l'idea mi è venuta, perché comunque era un taglio abbastanza complicato da tenere, perché io dovevo andare tutte le settimane dalla parrucchiera, perché a me crescono velocissimi i capelli. Adesso voi vedete, io ce li ho così, vedrete a Natale dove li avrò già, perché a me crescono veramente veramente in fretta, e il bob lo dovevo mantenere molto di più rispetto a questi tagli qua. Dovevo andare tutte le settimane a fare rasare la parte dietro, a far sistemare il ciuffone, sia quando lo tenevo col ciuffo che quando tenevo tutto
la classica scodella, chiamiamola così, e quindi in questo periodo non è l'ideale, perché non ho un cuoio capelluto in questo momento pronto per fare quel tipo di taglio, anche se la parrucchiera l'altro giorno mi ha detto che va molto meglio rispetto a prima, ma secondo me è perché sono andata al mare. In effetti, quando ero in Tunisia ero pulitissima, mi sono pulita tantissimo ed è forse stato il primo anno che al mare io sono guarita completamente, perché il mare fa bene, il sole fa bene, ma dietro i capelli, cioè nella nuca, non è semplice. E quindi gli altri anni sì, mi si alleggeriva ma non spariva, invece quest'anno era proprio completamente sparita, ma poi tornando a casa dopo pochi giorni sono ritornata appunto a capo, quindi non tanto come prima di partire, ma comunque c'era. E quindi non lo faccio per quel motivo lì, ma anche a me piaceva molto, quindi va bene così. E basta, tra l'altro veramente sto perdendo tutta la pelle, cioè cioè noto che facendo il bagno alla sera, nonostante io metta la crema, sto bene, poi la mattina dopo di nuovo mi devo mettere in continuazione la crema, ma ce l'ho sempre dietro, infatti ce l'ho qua in macchina perché sta male anche in faccia, comunque sono ancora scura perché a me l'abbronzatura, come vi avevo detto, dura tantissimo, ma tantissimo, fino quasi a dopo un po' stufarmi. Infatti poi quando mi viene lo schizzo prendo e vado di scrub per sbiancarmi, perché dopo un po' mi stufa, e anche perché poi adesso no, ma più avanti io ho voglia di magari rimettere un po' di fondotinta, un po' di queste cose qua, però mi rendo conto che mi dura proprio tanto a me l'abbronzatura. Infatti non riesco ancora a non truccarmi, metto giusto la matita, il mascara. Tra l'altro stamattina ho messo quel mascara che vi ho fatto vedere nell'ultimo video, e vediamo a fine giornata come si comporta. Vi darò poi una mia recensione, anche perché una ragazza mi ha scritto sempre sotto il video che sua figlia forse l'aveva preso appena uscito, ma non si era trovata bene. Vediamo, anche perché il make-up è molto soggettivo. Io ho notato questa cosa qua, che su alcune persone ha un risultato e su altre ne ha un altro, come anche il fondotinta, dipende tanto dal tipo di pelle, e anche il mascara secondo me dipende da tanti fattori, perché di alcuni mascara hanno sentito parlare benissimo da alcune persone, da altre male, quindi vediamo, vediamo. Io comunque l'ho messo e boh. Allora, adesso stamattina entriamo presto, perché questa settimana qua, come vi ho detto, usciamo prima, usciamo sempre a mezzogiorno, cioè facciamo solo mezza giornata perché non c'è la mensa, quindi diciamo prima. E stamattina alle 9:20 verranno tutti, mi ha scritto una mamma ieri sera, verranno tutti i bimbi che io avevo l'anno scorso, quelli grandi, e verranno a salutarmi. Mi aspettano un attimo in portineria, infatti io chiederò alla mia collega, alle mie due colleghe, le due assistenti, di venire un attimo in classe, così io faccio una scappata in portineria, li saluto, tanto è lì perché è nello stesso corridoio, li saluto, facciamo una foto, ci abbracciamo, do il mio in bocca al lupo e poi salgono per la prima elementare. Sono molto emozionata, un po' agitata perché è una giornata importante per loro e anche per me, perché comunque li saluto definitivamente. Basta, quindi stamattina ho questo bellissimo impegno. Oggi pomeriggio andrò poi a casa, poi oggi pomeriggio, se riesco, già dovevo andare l'altro giorno, volevo andare da Zara, ma vediamo, piuttosto no, volevo andare magari sabato, ma non riesco sabato perché sabato pomeriggio ho preso un impegno per Argo, quindi non posso. Vediamo, se oggi ho voglia vado, se no vado anche domani, non è che grandi impegni, per vedere se trovo qualcosa, perché poi ho sempre paura di non trovare niente, e le prime uscite, vediamo cosa c'è. E poi stasera invece alle 18 andremo al campo sportivo, a un centro sportivo, che c'è il figlio della nostra amica che gioca a calcio, e allora abbiamo deciso di ritrovarci tutti lì e
guardare la partita, poi loro si fermeranno a mangiare una pizza, non tutti, solo due o tre coppie, e noi abbiamo detto anche noi che andiamo a casa a mangiare, anche perché in settimana diventa poi pesante, andando già magari nel weekend, uscendo già il venerdì, il sabato, diventa troppo pesante, quindi probabilmente prendiamo magari giusto un aperitivo e poi veniamo a casa. Poi per carità dipende come si evolve la giornata, perché poi magari Mauro decide di fermarsi a cena già che siamo lì, e vediamo. Però stasera abbiamo questo impegno, e boh, e poi domani è venerdì e finisce la settimana, per poi riniziare lunedì a tempo pieno, quindi non so neanche se sperare che finisca in fretta questa settimana o godermi questi giorni di mezza giornata, perché poi da lunedì sarà tosta. E basta, adesso io vado a lavorare, sono praticamente arrivata e ci vediamo poi dopo, arrivando a casa, uscendo da scuola. Sono arrivata a casa già da un bel po', ma ho avuto ospiti a pranzo. È venuta Ale, mia sorella, con Pietro e una nostra collega, precisamente una sua collega delle elementari. Sono venute qua a pranzo, è stato proprio un pranzo super improvvisato e quindi niente, sono stata impegnata così, ma ho fatto una pasta al pesto per noi e Pietro invece ho fatto la pasta con la panna, perché avevo la panna, aveva voglia di pasta con la panna e quindi gliel'ho fatta. Adesso sono le 5 perché sono andata via tardi, poi io sono andata a fare un giro da Zara per vedere se riuscivo a trovare qualcosa, visto che ho questi buoni che mi sono stati fatti per il compleanno, ma non ho trovato niente, non c'era niente che mi piacesse, niente, c'era una tuta rosa che mi piaceva molto, ma non c'era la S, c'erano tutte taglie grandi, quindi non l'ho presa. E poi cercavo un paio di jeans, volevo un paio di jeans tipo quelli che ho già a sigaretta, classici, non elasticizzati, dritti, ma non ho trovato niente, erano tutti larghi in fondo, e visto che io ne ho diversi fatti così ho preferito non prenderli, volevo prendere qualcosa proprio di diverso, avendo questi buoni volevo proprio sfruttarli per un qualcosa che mi piace veramente e che magari non mi comprerei di mio per diversi motivi, quindi ho preferito tenermi il buono e non spendere i soldi e niente, quindi sono praticamente uscita mani vuote. Poi c'erano tutti questi pantaloni con l'elastico in vita, io volevo qualcosa di un pochino più elegante da sfruttare non solo per andare a lavorare ma anche proprio per uscire, quindi ho lasciato lì. Difficilmente io entro da Zara e non compro niente, però a sto giro sì. Tra l'altro me l'aveva detto anche Ale, già mia sorella, quando le ho detto oggi che volevo andare a fare un giro da Zara, mi ha detto guarda sono andata anch'io con la nostra collega ma non ho trovato niente, però magari in questi giorni hanno messo altre cose, in realtà no. Adesso pensavo quasi quasi di guardare se c'è proprio qualcosa che mi piace sul sito e poi vedere se arriva, se no prendo dal sito, tanto è la stessa cosa. Allora mi sposto solo un pochino più in qua perché se no c'è il riflesso della porta finestra e niente, quindi sono uscita da Zara a mani vuote. Allora stamattina ho messo il mascara, quello che vi ho fatto vedere nell'altro video, e devo dire che mi sta piacendo, per il momento mi sta piacendo tantissimo, perché guardate, ce l'ho da stamattina e non mi ha né sbavato né niente, quindi per ora è super promosso. Poi vabbè, io non sono una gran fissata per quanto riguarda i mascara, anzi è una di quelle cose che spesso al mattino mi dimentico di mettere, il mascara, metto la matita, metto magari il fondotinta, un po' di fard, ma il mascara è una di quelle cose che il più delle volte però stamattina l'ho voluto testare e devo dire che è promosso. Allora stamattina mi sono messa la camicia, quella che vi ho fatto vedere che mi ha regalato mia nonna, e devo dire che nonostante io l'ho presa senza neanche averla provata, perché io non provo niente in negozio per pigrizia, tanto comunque le taglie le conosco, quindi è inutile che io perda il mio tempo a provare, e a meno che non siano cose proprio particolari che allora hanno bisogno di essere provate, però tendenzialmente le cose che acquisto io so già
come possono starmi e sono molto contenta. Guardate, ve la faccio vedere, devo dire che mi è piaciuta subito dal primo momento e devo dire che sono rimasta molto soddisfatta. Guardate, mi piace veramente tanto. È larga, vedete? Infatti io ho deciso di metterla, come metto sempre, da una parte dentro il jeans e dall'altra fuori, un po' casual. Mi piace tantissimo la manica, guardate, fatta così, e qua ho messo una spilla da vaglia perché, come vi avevo detto, rimangono troppo scollate. Poi mettendola anche da andare al lavoro mi devo abbassare per prendere i bambini, quindi non voglio essere troppo scollata. Tra l'altro, a proposito dei bambini, stamattina sono venuti a scuola, mi hanno aspettato tutti i bambini grandi che hanno iniziato la prima elementare, e devo dire che mi sono commossa come sempre, anche perché vedere i genitori che piangono mi ha davvero molto emozionata. Infatti una mamma, mia sorella, che l'ha vista, l'ha detto: guarda, siamo andati a salutare la Fede, indovina quando pianto. Cioè, ero molto tranquilla, quando poi ho visto tua sorella mi sono messa a piangere, e devo dire che è emozionante anche per me, è sempre molto difficile, quindi, però erano molto agitati, anche quelli più spavaldi li ho visti particolarmente agitati, ma ci sta, il primo giorno delle elementari è sempre qualcosa di emozionante, più che altro perché non sai a cosa vai incontro. Cioè, noi adulti sì, ma i bambini non sanno a cosa vanno incontro, quindi è sempre tutto un po' un punto interrogativo. Adesso sto svuotando, come vedete, la lavastoviglie, tra l'altro c'è ancora la tovaglia da scrollare, e mi metto al lavoro anche perché, come vi ho detto stamattina, tra un po' devo alle 6 o 6:30, adesso non mi ricordo, devo andare a vedere, devo andare al campo da, ci sono tutti i miei amici, perché ci sono i ragazzi che giocano, hanno una partita abbastanza importante, quindi abbiamo deciso di andare tutti a vederla. Penso di portare Argo, tanto è un campo sportivo, quindi penso assolutamente di portare Argo, così lo faccio un po' muovere, lo faccio un po' sfogare, visto che in questi giorni ho iniziato a lavorare, quindi il tempo che riesco a dedicare a lui è veramente poco, se non, vabbè, arrivando a casa sì, però non è come prima che eravamo in vacanza, dove potevo veramente dedicargli tutta la giornata. Adesso il tempo è poco anche per lui, vero? E quindi ho deciso di portarlo, tanto poi mi raggiungerà anche Mauro e staremo insieme, e poi decideremo se fermarci a mangiare lì o venire a casa. Io sono un po' più per venire a casa perché sono cotta. Tra l'altro adesso c'è il sole, ma stamattina sono uscita che era tutto grigio, e sono uscita poi con i bambini in giardino, di punto in bianco è venuto giù l'acqua qualunque, è iniziato a diluviare, siamo dovuti scappare tutti dentro, e perché c'era un tempaccio. Adesso per fortuna c'è il sole, ma il tempo è un po' quello che è. Infatti ultimamente, quando c'è il tempo brutto, inizio a avere, sento un po' un malessere addosso. Infatti anche stamattina mi sono svegliata un po' con le ossa rotte, non al pieno della forma, ancora adesso non sono tanto in forma, ho male le caviglie, mi sento proprio rotta fisicamente, e infatti si è messo a piovere. È già la seconda volta che quando cambia il tempo me ne accorgo da come mi sento io fisicamente, quindi questo è proprio segno che sto invecchiando, anche se non lo voglio ammettere a me stessa, perché io comunque dentro me ne sento 30, non 20, 30, ma fisicamente mi sento tutti i 40 che ho, perché sono proprio ormai una carrettina fisicamente. Mi sveglio un po' dolorante e l'età ovviamente avanza, non sono più quella di una volta, anche a livello lavorativo mi rendo conto che sono molto più stanca adesso che stiamo facendo gli inserimenti, sono comunque molto più stanca rispetto a una volta che facevo tutto con più energie. Poi io, ragazzi, sono comunque 20 anni che faccio questo lavoro, quindi non sono pochi, e
quindi devo dire che, vabbè, non proprio menti, ma quasi, che faccio questo lavoro, quindi la stanchezza inizia comunque a farsi sentire. Però devo dire che tutto sommato me la cavicchio ancora bene. Adesso finisco di mettere via queste cose e almeno me le levo perché preparare, caricare la lavastoviglie e svuotare la lavastoviglie sono tra le cose che detesto fare, quindi mi metto lì e faccio. Questa zona qui, ho tolto le tazze lilla, alla fine ho lasciato queste qui che ho da anni e mi piacciono, stanno bene secondo me nel contesto, anche queste cose qui, e ho messo quelle due in alto color tortora, questa qui che mi piace tantissimo grigia e queste due verdi che sono nuove di Casa Shop, e ho messo così giusto per dare un po' di colore, un po' di colore che ho. Il verde non ho praticamente niente di verde, ma secondo me va a riprendere le piante che ho sparse qua per casa. Tra l'altro qui sapete che c'è questa pianta di Casa Shop, ma sto pensando di spostarla, piuttosto la metterò su in mansarda. Adesso vedo perché qui ci sarà qualcosa che non voglio svelarvi, arriverà fra qualche giorno, quindi poi vi farò vedere, e ho paura che la pianta faccia troppo troppo pieno quest'angolo, quindi pensavo di spostarla su, tanto comunque su devo arredare, quindi secondo me potrebbe starci assolutamente bene, anche perché qui ho questa poltroncina di Casa Shop, che avevo preso tempo fa, e già così mi sembra tanto, così colpo d'occhio mi sembra tanto, però dopo, fra un po', secondo me sarà ancora di più, quindi sto valutando di spostarla, anche se vi dico la verità, questo verde mi piace, questo tocco di verde qui per quanto riguarda questa pianta mi piace, però ho paura davvero di far troppo troppo pieno, quindi sto valutando di toglierla. E boh, vediamo, poi al massimo metterò qualche tocco di verde con qualche altra pianta da altre parti, però in quest'angolino qui no, mi sa che dovrò fare questo spostamento. Ho appena dato da mangiare ad Argo, adesso io prendo la borsa, prendo lui, l'ho mandato fuori così fa tutti i bisogni che deve fare e andiamo al campo, come vi ho detto, e poi vediamo se mangiare lì. Quindi nel dubbio che io non riesca a tornare a casa, vi saluto, grazie per essere stati insieme a me anche oggi, ci vediamo poi con un nuovo video, ciao!